È facile da usare e importante per tenere sotto controllo la propria salute. Il saturimetro, acquistabile anche in farmacia, misura la percentuale di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Con la nuova diffusione dei contagi da Covid-19, molte persone si stanno dotando di questo piccolo strumento che, grazie agli infrarossi, rileva eventuali problemi respiratori che, come sappiamo, rientrano tra le possibili conseguenze del coronavirus. Non sono apparecchi invasivi o sofisticati, chiunque può imparare ad utilizzarli. Accendendo l'apparecchio, noi dobbiamo mettere l'indice all'interno di questo apparecchio, che è una piccola molletta, è estremamente semplice. Ci sono solo alcune avvertenze. La prima per le donne che non devono avere lo smalto per inserirlo all'interno. E secondo, conviene riscaldare un pochettino il polpastrello prima di inserirlo. Dopodiché l'apparecchio fa tutto da solo e darà due valori. Darà il valore della saturazione e darà il valore dei battiti cardiaci. Controllare bene e non sbagliare i valori cambiandoli. Leggere bene. I valori della saturazione vanno da 90 a 100, che sono i valori migliori. E poi i battiti cardiaci, quelli sono molto personali. Da 95 a 98 sono i valori ottimali. Dovremmo avere quasi tutti, a 100 non ci arriva quasi mai nessuno. Da 90 a 95 bisogna già porre un po' più attenzione a questi valori. Sotto 90 direi che è il caso di rivolgersi al proprio medico di base. In un periodo come questo, ci spiega il dottor Roberto Capodagli, è consigliato averne uno esattamente come il termometro, data la loro capacità di considerare la compromissione respiratoria con bassi livelli di saturazione dell'ossigeno. Infatti, le istituzioni e i professionisti del settore si stanno impegnando per la prevenzione della diffusione dei contagi e in questo modo si può aiutare anche la popolazione a curarsi in casa, in presenza di sintomi non gravi o del tutto assenti, evitando di conseguenza di intasare il sistema sanitario. Se fosse anche sotto 80, vuol dire che all'interno dei polmoni e degli alveoli non c'è più scambio tra l'ossigeno e l'anidride carbonica, vuol dire che c'è qualche problema di ossigenazione. Quindi è molto importante poi non avvertire quei sensi di dolore al petto, affanno e cose varie. Quanto costano? Allora, da noi li trovate tranquillamente perché in genere ce li forniamo, abbiamo avuto alcuni problemi sempre di approvvigionamento come un po' tutti quanti. Da noi si trovano e varia i prezzi da 30, 50, 60 euro.